Mancini Roberto, una testa che pensa e due piedi che fanno il resto, come pochi altri. Nell'era degli schemi e delle tattiche, una delle ultime e più convincenti dimostrazioni che la classe pura ha ancora il suo valore. Ne sa qualcosa la Roma, messa a KO dalle sue raffinate stoccate, gol o assist che siano. E la differenza tra l'atmosfera della sera prima all'Olimpico e quella della mattina dopo a Trigoria è piuttosto evidente. I cancelli da prima chiusi si aprono, ma a parlare con la stampa non arriva nessuno se non il dottor Alicicco, per un bollettino medico in vista della trasferta di Coppa a Mosca, non proprio esaltante. Statuto partirà, anche se acciaccato, Moriero, Totti, Del Vecchio, Petruzzi, Cervone e Capioli a casa, così come Dalin, escluso per salvaguardare l'ormai palese intenzione di cederlo. Nel ritorno con la Dinamo il bottino da proteggere di 3 gol, ma il morale dei reduci dalla disfatta con la Sampdoria non è certo alle stelle. Per Bianchi però, tra la gara giocata e quella da giocare, non c'è alcun legame. Un'altra storia, dobbiamo sapere molto bene che 3-0 non vuole dire niente. E allora lasciamo perdere la storia che si andrà a scrivere e torniamo a quella già scritta. La storia di 3 partite diverse. La prima, 20 minuti circa, di marca sampdoriana con Mancini subito vivace ma poco pungente. La seconda con la Roma che, trascinata da Terna, Statuto e Carboni, prende il comando del centrocampo e sforna una serie di ghiotte occasioni che non si traducono in gol per vari motivi, il principale dei quali si chiama Daniel Fonseca, mai tanto egoista. Il gol di Balbo, grande coordinazione, fa ancora parte della seconda partita, così come il raddoppio fallito da Fonseca che, senza ignorare i meriti di Ferron, avrebbe potuto far di meglio. La terza ed ultima parte si apre con 2 sostituzioni. Eriksson richiama Verone, scioglie Montella. Bianchi rimpiazza l'infortunato Statuto con un Moriero non al meglio e la Samp, forse un caso, trova subito il gol del pareggio. Ancora un cambio, via Tommasi e dentro Dalin, 3 punte più Moriero per cercare la vittoria. E il gol arriva, ma dall'altra parte, grazie al duo Mancini-Montella. Bianchi risponde così all'accusa di aver sbilanciato troppo la squadra. Io credo che la Roma deve pensare così in sua casa. 1-1 e 4-1, è sicuro che 4-1 fa male, ma 1-1 è un punto e... è la stessa cosa che non vincere. La Roma si avvicina alla rete avversaria, ma chi la trova è ancora la Samp. Vive il suo momento culminante il Roberto Mancini Show. Un gol da antologia, un altro assist a Montella. La difesa giallorossa mostra tutti i suoi limiti, ma gli applausi che la tribuna romanista regala al numero 10 sampdoriano sono più che meritati. È un piacere prendere applausi all'Olimpico. Indubbiamente una delle tue serate forse migliori di questi ultimi tempi, no? Particolarmente ispirato. Da solo hai fatto impazzire la difesa della Roma. Ma no, ultimamente sono sempre molto ispirato negli ultimi...